Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh ragazzi, andiamo subito a vedere, perché io in poco tempo voglio analizzare tutto di questa gara, contro il Palermo che Pisa, secondo me, andiamo a vedere subito, è sceso in campo col piglio giusto, l'idea giusta. Subito, perché nei primi 20 minuti praticamente abbiamo giocato a una sola porta. Quindi un Pisa sceso in campo con la testa veramente sulle spalle. Il problema qual è? Il problema è che dopo, adesso andiamo a analizzare così in generale, no? E poi andiamo a vedere le varie fasi. Che dopo il gol annullato di Marin c'è stato un calo psicologico. Il Palermo è venuto su e quindi di conseguenza noi ci siamo affannati, tant'è vero che abbiamo preso le due reti. Quindi siamo scesi in spogliatoio sul 2-0. Iniziata la ripresa, il Pisa ha ripreso in mano il pallino, quindi andando a segno con Marin e Valotti. Dopodiché è successo l'inverosimile, no? Che Marin si è fatto buttare fuori. Poi che sia giusto, ma era giusto anche l'altro, d'accordo, su questo siamo d'accordo, che anche per il Palermo ci doveva essere l'espulsione. Va bene, questa è stata la partita. Poi ci sono stati i cambi del mister, che ha cercato in qualche maniera di, diciamo così, frizzare il risultato sul 2-2. Uno svarione di Nicolas su Segre, non c'è stato niente da fare, il Palermo ha segnato il definitivo 3-2. Questa è stata la partita. Adesso io dico questo. Allora, i primi 20-25 minuti abbondanti, il Pisa aveva all'attivo 6 angoli per noi e 0 per il Palermo, ok? D'accordo? Quindi vuol dire che te ci hai tirato, hai giocato una porta sola. Il problema qual è? Qual è il problema del Pisa? Qual è? Non finalizzi. Sei nell'incapacità più totale di finalizzare. Questo è il problema del Pisa. L'ho detto col Catanzaro, l'ho detto. Adesso i giornalisti anche a Pisa si sono svegliati che il problema è la finalizzazione. Io quant'è che ve lo dico? Il problema del Pisa è che non si riesce a finalizzare. Il predestinato, insieme a qualcun altro, ancora non ha capito che il problema è la finalizzazione. Non è il stare vicino alla squadra e non voler bene alla squadra, non è quello. È che te sei nell'incapacità di finalizzare. Avete visto il Palermo? Insigne, Brunori, Insigne. Te davanti chi c'hai? Un Moreo e un Liozzi. Questo è il problema del Pisa. È inutile. Te picchi l'acqua nel mortaio. Il tuo problema, al di là che ci vorrebbe un difensore centrale, ma perché Hermansson ha giocato male? Ha giocato male perché non si è trovato, magari con Caral, non si è trovato, perché ci voleva Canestrelli. I due si intendono, la meraviglia. E quindi si è andato in difficoltà anche in difesa e si è vista tutta. Ma alla fine davanti hai tenuto botta, perché davanti hai tenuto botta e quindi bastava averci una punta barra due. Perché il gioco 4-2-3-1, secondo me, per questo Pisa, no. Allora, andiamo a vedere. Nicolas, io gli do 5,5, perché è vero, ha preso 3 gol, ne ha salvati altrettanti, però su Segre ha fatto la paperata. Ha sbagliato i tempi di uscita e quindi ha compromesso la gara. Lì, anche lì, c'è stato un problema. Al di là dell'espulsione di Marin, anche lì c'è stato un problema, perché altrimenti la partita, secondo me, era frizzata sul 2-2. E Steves 6 fa sportellate con gli attaccanti avversari, match io direi sufficiente, qualche brivido nel secondo tempo, ma alla fine ne esce bene. Caracciolo 6, buona gara in mezzo alla difesa, sbanda tra il primo e il secondo tempo, sbaglia, ma comunque fa meglio del compagno. Poi all'85esimo Masucci senza voto, perché ha giocato 10 minuti scarsi, quindi niente. Hermansson 4,5 oggi, l'islandese oggi non mi è piaciuto, ha fatto una brutta partita e si fa sorprendere in varie occasioni, quindi
nonostante abbia poi rimediato anche un giallo, comunque così. Barbieri 6, bloccato sulla fascia, non riesce a spingere, abbiamo visto. In difesa però non commette errori grossolani, uno di quei pochi. Marin 5, nonostante il gol si fa buttare fuori e compromette la partita dei compagni, della società, di tutti. Quindi, come ho detto nel terzo tempo live, si deve giocare con la testa attaccata alle spalle. Veloso 6, disciplinato, svolge il suo ruolo in mezzo al campo, efficiente, svolge il compitino, forse qualcosina di più, non si risparmia fino alla fine, vabbè, e poi nel finale sfiora la rete. D'Alessandro 6 e mezzo, bravo, un bel motorino sulla fascia, una bella prestazione, cuore e grinta, mette in apprensione la difesa avversaria in più di un'occasione, gli manca solo la rete. Valotti 6 e mezzo, a Valotti, incisivo in entrambe le fasi, segna il gol del pareggio e non solo. Io direi che ormai Valotti è diventato il bomber, no? Il bomber, la punta, ma non è una punta, questo è il discorso. Va bene, dal 77esimo è entrato Nagy, senza voto, perché ha giocato quello che ha giocato. Vignato 5 e mezzo, ma proprio vorrei dire bene, non mi piace, fatto sì, forse un primo tempo, insomma, qualcosina ha tirato, ma è andato sulle stelle, sulla luna. Non mi piace, perché è un giocatore che non mi piace, poi il Palermo gli prende le misure, quindi niente. Poi al 62esimo entra Piccinini, sufficiente, quindi un bel 6 a Piccinini, che sfiora anche la rete. Purtroppo Pigliacelli gli dice no, però bravo Piccinini. Moreau 5, siamo alle solite. Io gara complicata per questo pseudo punta. Poi è entrato Gliozzi, 4 e mezzo. Questa è la situazione. Alberto Aquilani non pervenuto. NP. Questa è la partita. Questi sono, secondo me. Poi io mi raccomando, commentate, perché io vorrei un bel commento da parte vostra su questi giudizi. Giudizio con voto. Che volevo dire? Volevo dire un'altra cosa. Volevo dire che il problema del Pisa alla fine è la finalizzazione. Non è alla squadra in sé, perché i ragazzi giocano. Quante volte l'ho detto, ma quant'è che lo dico, andate a vedere i video precedenti. Il problema, perché io ho visto tanti, no, su Facebook e su quello che scrive Bufalino, ha ragione Bufalino, ragione, forse il ritardo, magari lui aveva visto altre cose, ma adesso cosa? È chiaro che manca, è chiara ormai, è lampante, limpida e cristallina, al Pisa gli manca il finalizzatore. Ma dico, è chiaro o non è chiaro? Perché la squadra alla fine le occasioni le fa anche, cioè le propone, ma non c'hai nessuno che te le butta. Per non parlare poi, noi siamo nell'incapacità non solo di segnare, ma di creare anche delle ripartenze. Siamo proprio, non siamo nelle condizioni neanche di fare quello. O a gennaio ci si pone rimedio, o qui vai a fittone. Non c'è niente da fare, io mi rivolgo ai Corrado, Giovanni, DS, se c'è un DS, magari che dia una bussata, no? Magari sì, ci sono anch'io. Qui o si pone rimedio, e rimedio in fretta a questa situazione, o qui il destino è segnato. Anche perché ora sei costretto, 18 punti, oggi io non so come finirà la partita dell'Ecco, non lo so, ma alla fine 18 punti, ormai, poi siamo tutti 16, 17, cioè adesso un passo falso e ti ritrovi nei bassi fondi. Lo Spezia sta risalendo, la Sampdoria era in fondo, è risalita, 22, quindi questo è il discorso. Il discorso è semplice, no? È presto fatto, o ti dai una svegliata, una regolata, o la tua fine è quella della Serie C, non c'è niente da fare, perché così non puoi andare avanti. Così non puoi andare avanti. Ragazzi, oggi ci hanno messo del suo, ma purtroppo quello che ti è di disponibile è quello. Cioè, non hai la punta, non hai due punte. Due punte con un bel gioco. No, niente da fare, non ce l'hai.
4-3-2-1, 4-4-2. Questo è il discorso. Boh, difesa a 3, difesa a 4, non lo so. Però io credo che se davanti non si pone rimedio con due punte come Cristo comanda, che facciano, diciamo così, che la facciano da padrona davanti, che la facciano da padrona davanti, noi qua non si risolve niente. Vediamo se alla fine si riesce a capire. È inutile scendere in conferenza stampa e dare colpe, colpini e colpette. È inutile, perché non è da adesso il problema. Poi può capitare l'errore arbitrale, può capitare, ce lo devi mettere in conto. Noi, ripeto, e poi la chiudo, all'inizio la partita, se eravamo 2-0 non avremmo rubato niente a nessuno, perché avevamo le potenzialità per stare in vantaggio comodo, ok? Ma siccome non hai il finalizzatore, non hai chi te la butta dentro, e questa è la situazione. Ecco fatto. Questo è il problema. Questo è il problema che sicuramente va risolto. E va risolto alla svelta, in fretta. Bene, se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete il video sui social, e io vi ricordo una cosa. Il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!